Cordiale benvenuto, puntata, decima puntata di ottantesimo minuto stagione 2013-2014, puntata numero 58 complessiva, siamo ormai al terzo anno di attività. Settimana particolarmente intensa, quella appena archiviata, il maltempo non ha certo aiutato la disputa delle partite, ma i campionati sono andati avanti regolarmente nonostante numerosi rinvii. Andiamo a gustarci, prima di presentare gli ospiti, il punto di questa settimana. La capolista Ecogas Pescara United prosegue il suo momento magico e si gode un'altra settimana di primato solitario, non incappando in un potenziale calo di tensione al cospetto del fanalino di coda Wonder Play. Lo Sporting Pescara beneficia del rinvio tra Villa del Fuoco ed Amatori Ripa Teatina e si porta a meno uno dalla piazza d'onore grazie alle reti di Girone e Mimola nel 2-0 alla zona, con il Pescara Smile che non perde un colpo e tallona la capolista grazie al 4-0 rifilato la vecchia guardia nocciano, con un super Gian Marinaro ingaggiato per sopperire alla rivederci di Del Rosario. Collevecchio trascina quelli della notte e rilancia la squadra di Bombini che si impone sull'Andrea Fortunato, mentre la Procutus ferma la zero stile, reduce da 8 risultati utili consecutivi, 1-0 gol di Dumitru. Nelle zone calde della graduatoria il Pescara Colli getta le ortiche e una vittoria fatta e finita, subendo il pari allo scadere contro il Pescara Sud. La Prosacco scende invece in campo a Bucchianico per 40 minuti, poi la neve incessante ed il guasto all'impianto di illuminazione pone fine alla contesa sul parziale di 0-0. Da segnalare il minuto di raccoglimento su tutti i campi per commemorare le vittime della Sardegna. La neve cade copiosa anche sul campionato cadetto, con l'Amatori Fuoro che non scende in campo contro l'Atletico Balboa per impraticabilità del campo di San Silvestro. Negli altri 7 confronti desta scalpore l'ennesima caduta del Pinna, che crolla sotto i colpi del Pretaro City, trascinato da Rocco e Di Clemente. Le magie di Toffoli trascinano il Pescara Sud B, che impone lo stop al blasonato Montenegro, mentre i Dolphins di Francesco Matarazzo continuano a macinare vittorie con un 4-1 al Lancillotto. Stesso stile di vita viene adottato dal River di Filippo Nota, letteralmente rigenerato dopo 2 stagioni in chiaroscuro. Allo Spartak del presidente Esposito sembra non bastare l'innesto del difensore Bodnariuk e in quel di Chieti raccoglie un'altra sconfitta contro l'attuale capolista Real Teate del patron e portiere Matteo Capodiferro. Il Piccionello Calcio ritrova la vittoria grazie alla doppietta rifilata da Delle Vedove allo Shark United, mentre i Red Devils incappano nella prima sconfitta stagionale, 3-1 con il Nautilus di Mister Zaffiri che si porta ad una lunghezza dalla prima della classe Real Teate. Nell'over 40 6 gare su 12 sono state rinviate questo fine settimana, ma le emozioni non sono mancate. Nel girone A, Belletti e Muzio sono i protagonisti di Pretaro City e Real Teate. Nel secondo raccruppamento suscita sensazione il pari imposto da Lenzo Lorenzo e Luppolo, salvato in extremis dal solito De Dominicis. La Diatec di Basile impatta 0-0 con un Atletico Montesilvano a caccia della propria identità, mentre MDM Ascensori soffre ma vince di fronte ad un Picano generoso e volitivo. Chiusura con la performance da record di Francesco Pezza, 9 gol nel disarmante 11-0 inferto dal Pescara 2000 ad un remissivo Pianella. Abbiamo visto il servizio, il punto dei 3 campionati, possiamo dunque presentare i nostri 2 ospiti, i nostri 2 consueti ospiti. Oggi abbiamo un difensore e un centrocampista, difensore, allenatore, aspira anche a diventare presidente, secondo me è tempo qualche scuota la testa, ma io penso che tra qualche tempo quella carica arriverà. Partiamo con il rappresentante della massima serie, Gianluca Gallucci, difensore delle Pescara Smile. Pescara Smile, rivelazione di questo campionato. Buonasera Gianluca, partita abbiamo visto anche questa settimana, vittoriosi, poi leggeremo i risultati. Presentiamo però anche il secondo ospite, Sandro Castellano, difensore, possiamo dire, del Pretaro City? Diciamo ultimamente è l'ultima partita anche allenatore per mancanza del mister, a cui porgo i saluti, però problemi mister di lavoro, Greco. I problemi di lavoro mi ha caricato tutto a me di questa problematica che, non è semplice. Quindi diciamo, la previsione di presidente, nonostante vedo che la voglia manchi per diventare presidente. La voglia è stare in campo, però lunedì c'era questa necessità, e sono stato volentieri in panchina, i ragazzi hanno ripagato alla perfezione quello che bisognava fare, anzi è stata una bella partita. Poi dopo avremo anche modo di parlare anche della Serie B, leggendo i risultati. Partiamo però con la lettura dei risultati della massima serie, giunta alla decima giornata. Wonder Play Ecogas Pescara United 1-4, Pescara Sud Pescara Colli 2-2.
Qualpi Soccer Prosacco sospesa al 40esimo per impraticabilità di campo e per agenti atmosferici, neve a profusione a Bucchianico. Il punteggio del parziale era 0-0. La zona Sporting Pescara 0-2, Procutus 0 Stile 1-0, quelli della notte Andrea Fortunato 4-3, Amatori Ripatetina Villa del Fuoco, gara rinviata per impraticabilità di campo, Pescara Smile Vecchia Guardia Nocciano 4-0. Partiamo proprio da quest'ultima partita, Pescara Smile Vecchia Guardia Nocciano 4-0, Gianluca Gallucci difensore proprio delle Pescara Smile, Pescara Smile che ha salutato Del Rosario, perdita importante. Gianmarinaro tripletta l'esordio. Quindi. Abbiamo trovato un bel sostituto, assolutamente. Infatti Gabriele Del Rosario è stato sicuramente una grossa perdita, perché l'anno scorso e quest'anno comunque spesso faceva riparto da solo. Però abbiamo trovato questo nuovo ragazzo che si è inserito subito bene e si è presentato con una tripletta, tra l'altro anche di ottima fattura, quindi ragazzo che dialoga bene con i centrocampisti, quindi con De Cecco. Come siete arrivati all'acquisto di questo giocatore? Tramite amicizie, come al solito. E la presidenza, ovviamente, va dato merito ovviamente alla presidenza, al mister, che hanno trovato in questo ragazzo comunque veramente un buon sostituto, che veramente comunque può sostenere assolutamente, diciamo, la rivalità con Gabriele Del Rosario, anche se comunque chiaramente i tre gol, poi nel calcio soprattutto la memoria è sempre cortissima, però comunque va tributato a Del Rosario. Grande merito veramente a Gabriele, che oltre a essere un bravissimo attaccante è stato un grandissimo ragazzo veramente. Noi anzi colgo l'occasione per ringraziarlo di quest'anno e mezzo che è stato con noi, è stato un compagno di squadra esemplare, veramente, sempre presente, umile, anche sportivamente parlando, un ottimo calciatore. Pescara Smile che sta facendo la differenza nel massimo campionato, ma nel campionato cadetto il Pretaro City sta lentamente scalando la classifica, Pretaro che quest'anno non aveva fatto mistero di avere comunque ambizioni di gloria, l'anno scorso siete tornati nel palcoscenico senior, avevate comunque una navigazione a vista. Quest'anno invece, parlando proprio di attaccanti, un parco attaccanti di tutto rispetto, Rocco, Nemoli, Luca Ciuffetelli, vi manca forse Nobilio, che tra l'altro è un giocatore del Pescara Smile. L'abbiamo regalato alla Pescara Smile. Grande e saluto pure Filippo, perché è un amico come tutti quanti gli altri che hai citato, tutti vengono per divertirsi, il parco attaccanti c'è, purtroppo la percentuale tiro gol è molto molto alta, diciamo. La mira non è delle migliori. Beh, posso dire una cosa, lunedì mi hanno smentito, 6 palle gol, 4 dentro, quindi la media si è abbassata fortunatamente. Anche perché poi tra l'altro oltre al parco attaccanti abbiamo già menzionato in altre occasioni il centrocampo di tutto rispetto, Giuseppe Mele, impegnato anche nel doppio impegno dell'over 40, poi vedremo proprio la partita del Pretaro City contro CTV. C'è anche questo Cornacchia che continuiamo a elogiarlo, è arrivato a fari spenti, non lo conosceva praticamente nessuno, è un giovane che sta facendo la differenza quest'anno. Diciamo che ha problemi di tenuta, però è un ragazzo che in campo fa la differenza. E adesso inizia a capire anche i piccoli movimenti di rientro, perché non possiamo giocare con 4-5 attaccanti, quindi anche perché se rientrando corre anche meno Castellano per recuperare magari gli attaccanti. Ma diciamo Castellano sta volentieri in panchina visto i risultati di lunedì, non c'è nessun problema, diciamo. Tanto c'è anche tuo figlio che gioca proprio con il Pretaro. Sì, diciamo che è nato tutto un discorso d'amicizia tra amici, mo cerchiamo di mantenere sto gruppo. E poi volevo salutare il mitico numero 4 Pepe, che non sappiamo come andrà a finire perché c'ha dei problemi e non sappiamo la degenza Pepe quanto sarà. Quindi, insomma, gli auguriamo un in bocca al lupo, anche noi ci associamo all'in bocca al lupo a Luigi Pepe. Certo, perché ci manca. A parte, come dicevamo in precedenza, a parte il discorso prettamente calcistico, ovviamente subentra anche il discorso dell'amicizia, chiaramente il rapporto umano, specialmente poi in un campionato amatoriale come il nostro, diventa fondamentale. No, certo, anche perché tutti quanti non nascondono la voglia di giocare, però giocare, io sono sempre contrario ai 5-10 minuti il contentino, poi visto le condizioni lunedì che in panchina veramente era il ghiaccio, lasciare i ragazzi a far entrare 5 minuti alla fine, 10 minuti alla fine con quel freddo cane, cioè, è impensabile.
Freddo cane, partite, fortunatamente il tempo è stato clemente il sabato sera, infatti abbiamo ripreso due partite proprio della massima serie. Partiamo con il primo blocco di servizi, due gare che sono Wonder Play, Ecogas, Pescara United e Pescara Sud, Pescara Colli. Il calendario previsto per la decima giornata della massima serie propone la sfida tra la capolista Ecogas Pescara United e il fanalino di coda Wonder Play. Gara dall'esito annunciato, con il risultato finale che non tradisce il pronostico in favore della compagine del responsabile tecnico Antonio Luise, il quale decide di applicare il turnover lasciando momentaneamente in panchina il bomber Di Pietro. L'atteggiamento dei primi della classe non sembra caratterizzato dalla solita determinazione agonistica, con l'andamento dell'incontro che appare complicato, specialmente nelle fasi iniziali. Compatti e organizzati, i padroni di casa concedono scarsa iniziativa agli ospiti, che non riescono ad incidere, generando pericoli solamente con un calcio piazzato di Soncini, tranquillamente controllato da Canale. Il numero 10 ospite svolge semplicemente i preparativi per il gol, che arriva al 16esimo sugli sviluppi di un maldestro disimpegno della retroguardia locale, che regala la sfera al terminale offensivo dell'Ecogas Pescara United, che la scramenta in rete totalmente indisturbato. Il vantaggio acquisito spiana la strada alla formazione ospite, con Luise che innesca la rapidità di Pacchioli, servizio al centro e corta respinta di Carota, con il destro di prima intenzione di Silverio che esalta le abilità atletiche di Canale che devia con un intervento di puro istinto. Al 20esimo gli ospiti raddoppiano con Luise che recupera il pallone per poi beffare Canale con una splendida conclusione che diviene irraggiungibile per l'estremo difensore locale. Realizzazione ammirevole per il fantasista dell'Ecogas Pescara United che riceve i complimenti del compagno di squadra Luca Di Nicola. Wonder Play ci prova con un destro dalla media distanza di Gianzante che non desta preoccupazioni a Tammaro. Al 24esimo Soncini firma la sua doppietta personale appoggiando in rete il comodo assist dell'imprendibile Pacchioli. L'Ecogas Pescara United chiude la prima frazione di gioco in avanti con una punizione di Luise respinta di piede da Canale. Nella ripresa gli ospiti rimangono negli spogliatoi e l'eccessivo spazio concesso a Gianzante ne offre un'ampia testimonianza, con il giusto merito da attribuire al numero 14 biancorosso, autore di una pregevole azione individuale. Galanti prova a ristabilire le distanze, ma Canale devia lateralmente. Gli ospiti continuano ad attaccare e lo entrato Di Pietro viene atterrato all'interno dell'area di rigore. Il contatto sembra leggero, ma il direttore di gara Tiberi decide di concedere la massima punizione. Dagli 11 metri Silverio entra nel tabellino dei marcatori, finalizzando con freddezza. L'ultima occasione si registra nel finale, Mazzocchetti dialoga un paio di volte con Capitan Luciani per poi concludere a rete, ma Tamaro è strepitoso mantenendo il risultato sul definitivo 1-4. L'Ecogas Pescara United vince ancora e conserva il primato in classifica. Vincere per compiere un autentico balzo salvezza, conquistare 3 punti per la prima volta e togliere l'ancora dei bassi fondi della classifica. Questi i propositi delle due squadre, con entrambe desiderose di esultare al termine degli 80 minuti. Pescara Sud e Pescara Colli partoriscono tuttavia un pareggio a reti sporche che tutto sommato scontenta tutti. Dirette dal signor Ninu, le due fazioni appaiono tutt'altro che brillanti ed un corner tagliatissimo di Sagazio rappresenta la prima emozione per l'estremo difensore ospite Di Pasquale. Troiano prova ad impensierire Soma, il suo sinistro è tutto, fuorché pericoloso. Iasiello illumina la scena con una sciabolata che innesca la fisicità di Diop, il centravanti del Pescara Sud fa tutto bene, ma al momento di concludere calcia clamorosamente oltre la traversa. Fa decisamente meglio il connazionale avversario Gaillet, che sulla sinistra scodella un traversone al centro, semi rovesciata di Rosica che si tramuta in assist per il rapace Pierfelice, il quale sotto porta non sbaglia. Primo centro con la nuova casacca per il neo acquisto del Pescara Colli, dopo le esperienze con Zero Stile ed Andrea Fortunato. Iasiello veste nuovamente i panni dell'assistman con Boye che cicca il pallone da posizione favorevolissima, tuttavia il laterale dei locali si fa perdonare al tramonto del primo tempo quando sfrutta un clamoroso svarione di Di Pasquale e segna a porta vuota il gol dell'1-1. Nella ripresa la difesa del Pescara Colli si addormenta e Boye regala un pallone d'oro a Diop, il quale in piena area vanifica il potenziale vantaggio con un bolide centrale addosso a Di Pasquale.
Una punizione di Sagazio, spizzata di testa da Serpente, per poco non si tramuta in autorete, mentre sul versante opposto un corridoio disegnato da Troiano viene sprecato da Gaillet, che manda sul fondo con il destro, a lui poco congeniale. Al 20° gli ospiti tornano davanti e su una posizione calciata da Rosica si inserisce Pier Felice, che di testa inganna so con una traiettoria beffarda, figlia di un tocco probabilmente fortuito. Il Pescara Sud si getta in avanti ed il subentrato D'Angelo Maria prova a beffare Di Pasquale con un pallonetto che avrebbe meritato maggior fortuna. Poi Iasiello a battagliare con un paio di avversari, a generare piccoli focolai di protesta che gli valgono un giallo. Allo scadere un rilancio dritto per dritto di Palumbo apre un'autostrada con Boie che si inserisce e galoppa verso la gloria, siglando indisturbato il punto del definitivo pareggio. Gli ospiti protestano, ma dalle immagini la posizione appare regolarissima. Cosa che invece non accade nel recupero, quando Ciavatti innesca Diop con il numero 10 che viene fermato per offside, un'infrazione che non viene confermata dal replay. Termina 2-2, un pareggio che lascia l'amaro in bocca alle Pescara Colli e che fa lievitare i rimpianti di un Pescara Sud troppo sciupone sotto porta. Classifica della massima serie dopo 10 turni: Ecogas Pescara United in vetta a quota 26, segue il Pescara Smile a 23, Sporting Pescara a 22, Villa del Fuoco 21 con una gara da recuperare, Zero Stile 18, Amatori Ripatiatina a quota 16 dovrà recuperare la sfida contro la Villa del Fuoco. Quelli della notte, anch'essa a 16 punti con un punto di penalizzazione. Procutus 13, Qualpi Soccer 11, due gare in meno. La Zona e Pescara Sud 9, Andrea Fortunato 7, Prosacco 6 con una gara da recuperare. Vecchia Guardia Nocciano 5, Pescara Colli 4 con un recupero. Wonder Play 3 punti. Gianluca Gallucci, difensore delle Pescara Smile. Pescara Smile secondo in classifica. Abbiamo visto che quest'anno state sorprendendo un po' tutti, abbiamo parlato del Rosario, Gian Marinaro nuovo acquisto, credo però sia importante parlare anche di Massimo Di Cintio, vostro allenatore, qual è il ruolo nella vostra squadra? Prima di tutto guardavo la classifica, veramente ci sorride, siamo contenti perché è un bel gruppo e sicuramente ben gestito. Bisogna dare merito quest'anno, ancora di più dell'anno scorso, al mister che comunque è riuscito a fare un buon mix tra la vecchia guardia, mi ci metto tra la vecchia guardia, e i nuovi innesti, che sono stati tutti ottimi ragazzi, oltre che bravi calciatori. Non li nomino perché insomma, se no fare sicuro me ne dimentico qualcuno. Se vedo qualcuno si arrabbia. Sicuro si arrabbia, quindi non li nomino, però veramente tutti ottimi ragazzi che si sono inseriti comunque in un contesto buono. È già rodato, però non era semplice perché comunque molti di noi l'anno scorso erano titolari, quest'anno invece facciamo non tutte le partite, io sono il primo a non giocare sempre, però essendo saliti di categoria chiaramente, però grandissimo merito al mister che veramente riesce a sta trovando un giusto mix, trovando comunque anche i risultati, quindi una buona gestione sicuramente. Tra l'altro, a parte la gestione prettamente tecnica di Massimo Di Cintio, credo sia doveroso menzionare anche comunque la dirigenza, come ad esempio il presidente Cataldi, Ivano Donatelli, Angelo Forese, diciamo, chiamiamo la triade però nel senso buono del termine. La nuova triade, sì. Che no, chiaramente il vostro gruppo è coeso anche grazie al lavoro di questa persona. Assolutamente, sì. Ti ringrazio perché mi hai detto rinominato la società, se no tutti bravissimi, dal presidente Fabio Cataldi, ad Angelo Forese, Donatelli, tutti veramente, tutti sempre presenti, tutti vicini, e hanno fornito al mister comunque con i nuovi acquisti un buon gruppo su cui poter lavorare. Sempre veramente persone disponibili a tutto, con cui si va a mangiare insieme. Credo veramente che alla fine in Pescara Smile il gruppo e lo spirito sia sicuramente l'arma in più, diciamo, comunque di questa squadra. Poi insomma andrà come andrà a finire, però insomma un bellissimo gruppo. Osservato il secondo posto del Pescara Smile, andiamo a leggere i punteggi del campionato cadetto, perché ovviamente si è giocata anche la Serie B, giunta anch'essa alla decima giornata. Dolphins Lancillotto 4-1, Piccianello Calcio Shark United 2-0, Pescara Sud B Montenegro 4-2 con doppietta di Toffoli, numero 10 del Pescara Sud B, che sta facendo faville in questo campionato proprio all'esordio. Real Teate Meccanica Industriale Spartak 3-1, Nautilus Red Devils 3-1. Atletico Balboa Amatori Foro, gara rinviata per impraticabilità di campo del comunale di San Silvestro. River United Pentagono Pro Pescara 4-1 e Pretaro City Pinna 4-0. Sconfitta, terzo stop consecutivo per il Pinna.
Abbiamo Sandro Castellano qui in studio con noi. Abbiamo già letto difensore, dirigente e quant'altro della formazione biancoverde. Avete avuto un buon inizio di campionato, una lieve flessione, è arrivato poi l'exploit di questa settimana, 4-0 alla capolista. Vi esaltate con le grandi, un po' di sofferenza con le piccole, senza dimenticare il 5-4 soffertissimo contro la Meccanica Industriale Spartak di qualche settimana fa. Ma diciamo, secondo me, proprio hai analizzato bene tu la situazione. Con le grandi non soffriamo, giochiamo le partite tranquillamente. Secondo me, ahimè, ne voglio il mister, ma bisogna entrare nella testa che tutte le partite sono importanti, anche perché abbiamo perso dei punticini con l'Angillotto e un altro paio di partite recuperate e poi perse da, se non sbaglio, era il River. No, non era il River, era una partita che perdevamo 2-0, poi 2-2 e poi per vincere la partita l'abbiamo persa, diciamo. È pur vero che comunque, ad esempio, il punto guadagnato a Chieti contro Real Teate, sotto 2-0, doppietta di Tognoli negli ultimi 3 minuti, quindi sì, diciamo avete un po' bilanciato. Diciamo, da una parte prendiamo, dall'altra perdiamo, cioè, però la cosa che mi lascia perplesso è che ci sono 10 squadre che lottano per salire. La cosa buona, proprio guardando la classifica, che tra l'altro possiamo immediatamente osservarla, Real Teate in vetta a quota 21, Nautilus 20, Amatori Foro e Dolphins assieme al Pin a quota 19, Amatori Foro però ha una gara da recuperare. Pretaro City 18 assieme a River United, Red Devils 17, Montenegro 16, Piccianello Calcio 14, Pescara Sud B 13 punti, Lancillotto 6, Atletico Balboa con una gara da recuperare a quota 5 assieme alla Pentagono Pro Pescara, Shark United 4 punti, Meccanica Industriale Spartak 2. Guardando la classifica, tante squadre lottano per il vertice, vista l'analisi fatta poco fa per il Pretaro, è un vantaggio per voi, perché più squadre di vertice sono più partite che voi giocate meglio. Sì, diciamo di sì, mentre, ecco, saluto l'amico della Pescara Smile, l'anno scorso c'è stato un campionato a sé da parte di due squadre, sì. E ti avevo anche detto che secondo me farà bene anche in Serie A, poi tra l'altro, anche la stessa Procutus, che ha fatto un campionato a sé assieme al Pescara Smile, si sta togliendo diciamo sono due squadre all'esordio, ma le vedo dall'altro lato della classifica, quindi vuol dire che non erano così deboli come si presentavano l'anno scorso, diciamo hanno vinto il campionato alla grande con 4-5 giornate d'anticipo, sì, l'anno scorso, quindi siamo stati anche primi sin dal decreto della prima tra l'altro partita. Tra l'altro c'era proprio un'intervista dopo la partita, dopo la sconfitta contro Wonder Play, che ha sancito il sorpasso della Procutus lo scorso anno. Giocavate De Cecco 1, De Cecco 2, è vero, c'era vero. Un po' benissimo. Tutto un campionato. Gallucci ci ha messo la faccia nel momento più basso della scorsa stagione. È vero, siamo stati primi tutto il campionato fino allo scontro, era la giornata prima di la giornata prima, che tra l'altro era la giornata prima di Pasqua. Esattamente. Quindi dovevamo insomma incontrarci la domenica dopo, il lunedì dopo con la Procutus, però poi il lunedì dopo, come avevo promesso, abbiamo recuperato e siamo andati di nuovo in vetta. Tra l'altro, scorso anno, come abbiamo detto, avete vinto il titolo cadetto, quest'anno avete ricoperto il ruolo della matricola nella massima serie, vostra prima esperienza, tanto siete al secondo anno di WISP, sì. Quindi per forza di cosa dovete partire dal campionato di Serie B. Quanto credete ancora in questo ruolo di matricola terribile, squadra che vola bassa, piedi per terra? Alla fine le squadre all'inizio magari, specialmente la Prosacqua all'esordio, che ha subito compreso il vostro valore, 4-2 la prima partita, adesso le squadre probabilmente vi aspettano. Beh, l'anno scorso effettivamente, al di là che eravamo una matricola, abbiamo gestito un campionato veramente in vetta sin dall'inizio, quindi al di là delle parole che uno si possa nascondere, effettivamente magari eravamo comunque una buona squadra. Quest'anno è già tutta un'altra cosa, nel senso che comunque il livello è ovviamente molto più alto, per quanto anche noi siamo cresciuti. Però ecco, anche guardando la classifica, comunque insomma ci sono parecchie squadre, anche gli stessi quelli della notte, che insomma hanno, negli anni passati hanno sempre vinto e stravinto, quest'anno invece comunque qualche difficoltà l'hanno avuto, quindi comunque sembra un campionato molto aperto ancora e insomma pensiamo comunque di poter giocare, di fare il nostro. Noi giochiamo, facciamo il nostro campionato, poi dopo quando arriviamo verso la fine vediamo che quel secondo posto si sorride guardandolo, però sì, no, e ora è bello guardarlo, perché comunque al primo anno non è semplice comunque, però ecco, credo che ora la nostra posizione, insomma, di tutte le partite che abbiamo giocato abbiamo meritato il risultato, credo, quindi insomma non so se rispecchi
il nostro valore, però abbiamo giocato abbastanza poi bene. Tra l'altro voi siete una squadra che quest'anno ha avuto degli innesti importanti, Morelli, Mammarella, che poi hanno salutato dopo poche giornate. Siete riusciti comunque anche tramite l'innesto di Nicola, che a centrocampo sta facendo la differenza assieme a De Cecco. Avete sempre sostituito, adesso è partito del Rosario, è arrivato Gianmarinaro. Quindi insomma la vostra squadra, come dicevamo in Visto precedenza, vanno, vengono, ma alla certo. fine il gruppo... Beh, il gruppo insomma è sempre importante, ripeto, già l'anno scorso avevamo un buon gruppo. Visto che hai nominato alcuni, a questo punto mi sento di nominare Giacomo Di Francesco, che è il mio compagno di reparto, difensore centrale. Secondo me è stato un ottimo acquisto, veramente di primissimo livello. E quindi abbiamo questa spina dorsale tra Erodiani, Di Francesco, De Cecco, Del Rosario e ora Gianmarinaro, che è insomma una spina dorsale di primissimo ordine. Poi ecco, ci girano attorno tantissimi buoni giocatori, quindi una buona squadra veramente. Stiamo parlando del campionato senior, abbiamo archiviato appunto Serie A e Serie B, si è giocato ovviamente anche l'over 40, un over 40 che comunque è stato decimato dalla neve del lunedì e del martedì, giorni che sono deputati proprio a ospitare le gare dell'over. Leggiamo i risultati, il quadro del girone A giunto alla sesta giornata, due partite sole disputate, Real Teatro Pescara Sud 2-0, CTV Pretaro City 1-1. Poi purtroppo quattro rinvii con New Door Castellammare 95, Dea Calcio Prosacco, Vanity Caffè Wonder Play e Caffè Umberto I Platinum, che sono rinviate, è andata da destinarsi, probabilmente si disputerà la settimana prima di Natale, che era stata deputata appunto per la sosta, verrà probabilmente impiegata per recuperare queste gare. Leggiamo i risultati del girone B, anche ovviamente anche qui siamo alla sesta giornata, Enzo Lorenzo e Luppolo 1-1, Real Pescara, Real Colonnetta rinviata per inagibilità dell'antistadio di Francavilla, Atletico Montesilvano, Diatec 2010 0-0, Cat Technologies Bussi, La Vecchia Fornace, a Bussi ovviamente lunedì sera non si è giocato, Pescara 2000, Pianella 11-0, come abbiamo visto nel punto iniziale dei tre campionati, 9 reti di Pezza, se non è un record davvero ci manca davvero molto poco, Picano, MDM Ascensori 1-2. Un servizio per il campionato over 40, esattamente il pareggio tra CTV e Pretaro City. CTV e Pretaro City si affrontano al De Cecco di Città Sant'Angelo nell'incontro valevole per la sesta giornata di campionato della categoria over 40, girone A. Il signor Giovanni Di Giorgio dirige una partita gradevole tra due compagini che occupano posizioni di vertice, con i padroni di casa costretti a rimontare l'iniziale passivo, accontentandosi nel finale di un pareggio che risulta tuttavia sostanzialmente stretto per il numero di occasioni create e per il valore espresso all'interno del rettangolo verde. Antonucci manifesta subito la sua presenza testando la reattività di Reginelli, che devia al lato. Al quarto giro di orologio il Pretaro City a sbloccare il punteggio con Bellè, che resiste all'evidente trattenuta di Fidanza per poi scagliare un potente sinistro dal limite dell'area di rigore con la sfera che si insacca nell'angolino basso. Immediata la reazione locale con un traversone di Del Grosso che viene colpito sciaguratamente da Di Girolamo, che rischia una clamorosa autorete con il pallone che colpisce il palo e sul confusionario susseguirsi dell'azione Di Giovanni spedisce altissimo. Il Pretaro City sfrutta le rapide ripartenze con Bellè che preme il taglio di Roberto Di Lorenzo. Il numero 7 bianco-verde anticipa Gianmarino per poi appoggiare centralmente, con Mele che non riesce a ribadire in rete, disturbato dal recupero dei baluardi difensivi locali. Antonucci genera ancora pericoli nella retroguardia ospite, prima con una puntata che sibila il palo, poi con una conclusione potente che salta i riflessi felini di Reginelli. Ci prova poi Del Grosso in acrobazia, senza tuttavia risultare efficace. Al 29esimo arriva il meritato pareggio, Del Grosso agisce lungo l'out di sinistra per poi offrire un comodo servizio per Antonucci, abile nell'anticipo del diretto marcatore e preciso nell'inquadrare lo specchio della porta, cogliendo di sorpresa l'estremo difensore Reginelli. Nella ripresa Gianmarino trasforma un'innocua punizione di Bellè nel potenziale vantaggio ospite, riuscendo ugualmente a rimediare bloccando la sfera sulla linea di porta. La scarsa incisività dei locali si palesa quando gli ottimi traversoni di Maiorani e Colazzilli non vengono raccolti dai terminali offensivi locali, che sciupano due buone opportunità. L'ultimo avvenimento degno di nota si registra nei minuti conclusivi della gara, con un destro giro di Del Grosso che Reginelli accompagna con sicurezza sopra la traversa. Termina 1-1 con le due squadre che escono dal campo comunque soddisfatte per il risultato conseguito.
Classifiche dopo 6 giornate, ovviamente classifiche che vediamo piene zeppe di asterischi, gare da recuperare, ormai ne sono davvero tante. Comunque la classifica cita quanto segue: girone A Platinum in vetta assieme a CTV e Pretaro City a quota 13 punti, Caffè Umberto I 12 con il Real Teate, Prosacco 7, Wonderplay 6, Vanity Caffè 3 punti, Castellammare 95 2 con un punto di penalizzazione e 2 partite da recuperare. Nudore di Acalcio 1, chiude il Pescara Sud mestamente fermo al palo a quota 0 punti. Girone B, questa è la classifica: Pescara 2000 in vetta a quota 16 reti con il capocannoniere Pezza che sta trascinando i biancazzurri della formazione di Canonico, MDM Ascensori 13 punti, Real Colonnetta 10 assieme al Luppolo, Atletico Montesilvano 9, Real Pescara 8, Diatec 2010 8 punti, La Vecchia Fornace 6 con K-Technologies Bussi, Enzo Laurenzio 2, Picano e Pianella 1 punto. Parliamo di over 40 e vediamo che nelle classifiche è presente il Pretaro City, presente anche nella nostra sintesi di questa settimana, Sandro Castellano, giocatore del Pretaro City, senior. Quest'anno avete intrapreso anche l'avventura over 40, ma mi sembra di capire che il nome è lo stesso, ma le società sono un po' differenti. No, diciamo, ci abbiamo 3-4 elementi che finché reggono entrambe le partite, visto che lunedì e martedì è una distanza di neanche 24 ore, c'è stato uno scambio, poi un gruppo d'amici che è, tra virgolette, un po' vecchietti, stanno dall'altro lato. Saluto il presidente factotum dall'altro lato, Davide Di Giuseppe, coadiuvato da Attilio Falcone, un gruppo d'amici che giocava in altre parti, poi ci sono stati piccoli screzi e ognuno ha voluto fare la squadretta sua, e con lo spirito soprattutto di divertirsi tutti. E lunedì e il martedì sera, confondo lunedì con martedì, il martedì sera tutti arrosticini andiamo a mangiare, perché lo spirito della WISP fondamentalmente è questo, diciamo. In particolar modo poi per l'over 40, poi tra l'altro uno spirito questo che abbiamo enfatizzato molto nella puntata in cui era presente Riccardo Clinco, allenatore del Caffè Umberto I, che praticamente è una delle tante squadre che sono nate da questo gruppo del Pretaro. C'è stato il derby la prima giornata, 2-0 per il Pretaro City, il parziale alla fine del primo tempo, vittoria di Caffè Umberto I 3-2. Credo che questi sfottò andranno avanti almeno fino alla prima giornata di ritorno. No, diciamo che quella partita era sentita da alcuni, ma nello stesso tempo dovevano giocare tutti quanti, quindi facendo 7 cambi, accontentando un po' tutti, tra virgolette, dal potenziale 2-0 si è passati al 3-2, ma ciò non toglie che si rifarebbero le stesse scelte volutamente in questa maniera qua, se no lo spirito WISP andrebbe a decadere. Poi si arriverà a metà campionato, 11-12 elementi, e sarà dura finire il campionato dopo. Quindi l'obiettivo del Pretaro City rimane quello del divertimento, diciamo il primo posto adesso in coabitazione è frutto più, anche se comunque abbiamo visto che Bellè è un giocatore che specialmente nella categoria over, diciamo, Bellè non è che lo dobbiamo scoprire oggi, ha calcato cambi di Serie B, Serie C, poi allena pure a Francavilla Calcio. Ripeto, un gruppo d'amici, c'è il mister che è direttore sportivo del Francavilla, nella doppia veste di allenatore anche... Gli agganci non mancano. Ma no, diciamo che ci stanno le componenti per divertirsi il martedì e... Poi quello che viene, viene, il risultato è l'ultimo nei pensieri della società, diciamo. Ci auguriamo che questo fine settimana il meteo sia clemente con il campionato WISP, perché ovviamente il fine settimana si torna in campo. Partiamo con il prossimo turno della massima serie. Diverse le partite da tenere d'occhio, Colpi Soccer Amatori Ripetatina è una di queste, anche se si giocherà a Bucchianico, ci auguriamo davvero che lunedì sera non ci sia da preoccuparsi. C'è anche Sporting Pescara, Ecogas Pescara United, davvero un testa a testa da seguire. Pescara Smile è impegnato invece sabato sera contro la Zero Stile, appuntamento alle ore 19 presso il Centro Sportivo San Marco. Gianluca Gallucci, difensore del Pescara Smile, avete una partita decisamente difficile. Impegnativa, anche perché poi abbiamo questi Mammarella e due ex che appunto ci terranno sicuramente comunque a fare bella figura anche noi, e quindi sarà comunque una partita bella impegnativa, anche perché loro sono credo subito dietro di noi, anche perché poi soprattutto come abbiamo visto nel punto della settimana, Pescara Smile vola
al secondo posto, quindi l'entusiasmo, le trappole ci sono sempre. Zero stile, era reduce da 8 risultati utili consecutivi, ha perso una partita con l'Eco Gas Pescara United all'esordio e ha perso questa settimana la Procuto, quindi la voglia di rivincita cioè, sicuramente ci sarà. Sicuramente infatti sarà una partita impegnativa, Mister Di Cinzio già ce lo sta dicendo dalla scorsa settimana, quindi siamo preparati, insomma sì, sarà una partita molto impegnativa, infatti però ecco, affronteremo la gara con il giusto spirito. Sono costretto a farti una domanda che probabilmente Mister Di Cinzio ti avrà ordinato di non rispondere, un pronostico per la partita di sabato? No. io spero sempre, ovviamente noi speriamo sempre di fare bella figura, sarà difficile sicuramente, però noi ecco, un pronostico non lo so, però ci metteremo tutta per vincere, questo è sicuro. Si gioca ovviamente anche la Serie B, undicesimo turno anche per il campionato cadetto, dove il Piccianello Calcio ospiterà un Nautilus galvanizzato dalle ultime vittorie. Stesso discorso per il Pretaro City, che appunto è reduce dal 4-0 contro il Pinna, se la vedrà contro lo Shark United a San Vito Chietino. Particolarmente rilevante anche il derby tra Montenegro e Dolphins, Montenegro che ha perso l'ultima giornata 4-2 contro il Pescara Sud B, Dolphins che invece volano sulle ali dell'entusiasmo, quindi la partita di sabato sera in programma presso il centro sportivo Gesuiti alle ore 19.30 sarà sicuramente una gara da seguire, ma ovviamente è da seguire anche Shark United Pretaro City che abbiamo menzionato poco fa, il nostro ospite Sandro Castellano, partita contro una squadra che la classifica dice che è una squadra, è una delle piccole. Diciamo, è la partita che mi preoccupa di più invece, perché non ci abbiamo un buon ricordo già dall'anno scorso. No, soprattutto in virtù del discorso che facevamo in precedenza. E anche dal discorso precedente, perché le squadre, tra virgolette, di alte classifiche stuzzicano di più, evidentemente bisogna assimilare alcuni meccanismi che... Quindi il pronostico non te lo chiedo nemmeno. Che no. Io spero solo di giocare perché che arrivi il mister, tra virgolette, si assume i propri compiti, ognuno il proprio ruolo e quindi... Ah, perché ovviamente quindi non sei uno di quei giocatori, allenatori, giocatori che magari approfittano proprio della carica dell'allenatore per giocare. No, assolutamente, anche perché pure da noi c'è lo stesso concetto, dobbiamo cercare di giocare tutti e poi chi più chi meno, qualcuno rimane fuori, però fa parte del gioco, diciamo. Ovviamente c'è il prossimo turno anche dell'over 40, settima giornata nel girone A da tenere d'occhio, Pretaro City, Vanity Caffè, partita che vediamo annuisce il nostro ospite Sandro Castellano, quindi sarà una partita... Ma per quanto riguarda l'over invece la mentalità è diversa, affrontano tutte le partite allo stesso modo, senza guardare le classifiche e roba varia, anche perché c'è gente più esperta, gente che ha giocato e sa che ogni partita ha una storia a sé, e non esiste l'ultima in classifica, la penultima, esiste solo giocare, dare il meglio di sé e cercare di portare a casa i benedetti 3 punti quest'anno. Tra l'altro appunto 3 punti da 2-3, quindi è diventata ancora più golosa la pasta in palio quest'anno. E c'è da seguire anche Platinum Real Teate, una partita che riguarda proprio il vertice della classifica. Girone B, prossimo turno, settima giornata anche in questo raggruppamento. Real Colonnetta Pescara 2000 è la partita di cartello da seguire con interesse anche però la vecchia Fornace Atletico Montesilvano. C'è ovviamente come ogni settimana anche il calcio a 5, questi i risultati della terza giornata del torneo di calcio a 5 di Penne il Sombrero. Albi Celeste Ambrosini 2-10, New Team Colle Stella 2-4, Dolci Pensieri Ripetenti 7-9, i Top Player Gli Sbandati 9-1, Longobarda Atletico Rietti 5-2. Questa è la classifica, i Ripetenti in vetta quota 9 punti, seguono Ambrosini, Atletico Rietti e Longobarda quota 6. Dolci Pensieri, New Team, i Top Player e Colle Stella a 3 punti, Gli Sbandati e Albi Celeste chiudono a quota 0. Ringraziamo i nostri due ospiti, grazie a Gianluca Gallucci, difensore del Pescara Smile, in bocca al lupo per la difficile partita di sabato. Volevo menzionare assolutamente che non ho fatto il nostro capitano, che rimane sempre lui, che è Gianluca Fusco, perché al di là ecco, del campo, giocare o non giocare è sicuramente un elemento importante. Tanto è stato proprio lui uno dei promotori della nascita di questa squadra. Infatti è l'anima di questa squadra, quindi ci tenevo a menzionarlo perché è sicuramente un elemento importante di questa squadra, veramente.
Sì, ovviamente ci associamo ai saluti a Gianluca Vulco, che tra l'altro quest'anno sta giocando un po' di meno, forse rientra proprio nella categoria della vecchia guardia, che è quest'altra categoria che sta soffrendo. Vabbè, ma in buona compagnia, in buona compagnia. Ringraziamo anche Sandro Castellano, lo ribadiamo ancora, sì, l'elenco, srotoliamo l'elenco delle cariche, difensore, allenatore, no. Noi gli auguriamo di diventare sempre presidente del Pretaro City. Non è il mio sogno, non è assolutamente. Allora, gli auguriamo di giocare lunedì. Speriamo che il mister mi faccia giocare, bisogna vedere cosa decide lui. In bocca al lupo ovviamente anche al Pretaro City per la gara di lunedì. E ringraziamo anche Marco Maselli alla regia, ma soprattutto ringraziamo voi che ci avete seguito. Ci congediamo con la consueta rubrica dei gol settimanali e arrivederci a 7 giorni.